siamo a Roma, siamo in un locale che si chiama, vediamo di dirlo bene, Vita Even Villa Borghese. Esatto. Mirko Madonnini è il... Come possiamo dire? Chi sei? Io sono il store leader e food and beverage manager del gruppo Vita Santa Margherita. Quindi, curi questo, ma tanti altri. Esatto. Ma oggi parliamo di questo. Di questo punto vendita, dove esatto. Dove ci troviamo? Ci troviamo all'interno di Villa Borghese, quindi del parco di Villa Borghese, e siamo all'interno della nuova palestra del gruppo Even, delle palestre Even, e noi gestiamo la ristorazione della palestra Even. Come dicevamo prima, Vita Even Villa Borghese, gestiamo questo punto di ristorazione, abbiamo un bar caffetteria e un ristorante salutistico improntato a una cucina fatta, diciamo, appositamente per gli avventori della palestra, quindi trattiamo tutti alimenti che possono essere richiesti da una persona che frequenti una palestra, quindi il giusto apporto calorico, di carboidrati, proteine, abbiamo anche degli integratori dove i nostri clienti possono comporsi il piatto a loro piacimento. I prodotti che vengono cucinati qua, da dove arrivano? I prodotti arrivano da un nostro fornitore di fiducia che ha una sede a Tivoli e ci consegna giornalmente del prodotto fresco, quindi noi qui non abbiamo nessun tipo di prodotto che può essere di quarta gamma, ma è tutto fresco, quindi il nostro chef la mattina riceve la merce e comincia la sua preparazione, dalla pulizia delle verdure alla cottura degli arrosti e quant'altro. Quindi qui non si trovano i piatti della tradizione laziale, romana, carichi, forti, ma si trovano i piatti piuttosto leggeri, appetitosi e permettono di affrontare la giornata nel modo giusto. Esattamente. Però riusciamo a soddisfare, secondo me, sia la richiesta quindi di chi è prettamente sportivo e vuole un pasto bilanciato, sì, di chi invece viene qui per gustare un pranzo in un'atmosfera serena. E il nostro chef, che posso dire, prepara un piatto che è improntato anche alla cucina romana, quindi a volte il martedì abbiamo la linguina cozza e pecorino che riprende quasi una matriciana di mare, quindi troviamo, diciamo, sia l'una che l'altra soluzione, riusciamo a accontentare un po' tutti i palati, anche perché una grossa parte dei nostri clienti non sono proprio avventori di palestra, ma ci raggiungono dalle parti qui intorno a Villa Borghese che, come sappiamo, via Veneto soprattutto è piena di uffici, banche e quant'altro. Io sono un cliente che entra in questo locale, mi hanno detto guarda che lì si mangia bene. Bene, entro qua, che cosa mi trovo? Cosa posso mangiare? Come mi accogliete? Allora, per quanto riguarda, se parliamo della parte pranzo, noi abbiamo i nostri ragazzi, un personale molto qualificato, che vi accolgono subito qui in entrata, vi spiegano la nostra formula, che è una formula all you can eat, quindi vi spiegano la formula, le accompagnano al tavolo, le portano le posate, quindi vi fanno l'apparecchiamento e poi voi siete liberi di andare sul nostro buffet, dove trovate sia la parte fredda che la parte calda. A quel punto, chi ha fatto richiesta di prendere anche una spremuta, un estratto di frutta e quant'altro, gli viene servito direttamente dal bar. Però vedendo questo locale quasi quasi mi spaventa, chissà quanto costa venire a mangiare qua. È proprio questo, perché diciamo il locale è veramente un locale molto bello, diciamo così, mentre l'offerta è un'offerta alla portata di tutti, perché noi facciamo un pasto all you can eat, come dicevo prima, ad 11 euro, che è comprensivo di una boccetta d'acqua e di un pasto aperto, quindi sul buffet si può andare quante volte uno vuole, quindi c'è il cliente che è attento alla salute e si fa la sua insalatona composta da carboidrati, qualche proteina, così come il cliente più esigente che si riempie il piatto più volte e è libero di fare come vuole, è un all you can eat, quindi. Piatti più richiesti, quali sono? Allora, devo dire che una grossa aumento di clienti noi abbiamo proprio il martedì e il venerdì, quando il nostro chef cucina del pesce, quindi è il piatto più richiesto proprio in una palestra, è la baffa di salmone al vapore, quindi lo fa più e più volte al giorno, perché poi è una cucina veramente espressa, quindi non è nulla di preparato prima.
E poi ci sono tante tante altre cose, dalle zuppe di farro alla zuppa di ceci all'arrosto di vitella, è veramente è un menù molto bilanciato. Poi torno a ripetere, abbiamo la parte freddi, quindi del buffet freddi, dove troviamo tutto ciò che può servire, quindi torno a ripetere, i carboidrati con del farro, l'orzo, il riso venere, il riso integrale, i ceci, i fagioli, l'insalata, i pomodori, quindi i finocchi, abbiamo tutto quello che serve per poter, come dicevo prima, coniugare chi vuole un pranzo salutistico a chi vuole un pranzo, diciamo, strettamente normale.